Ok ragazzi, finalmente potete sentire l'audio nei video. Questo perché finalmente ho fatto un piccolo investimento nel canale, comprando i vari adattatori e il microfono. Non so se ci sarà nel titolo, ma credo di sì, quindi ve lo sarete già spoilerato. Stiamo andando da una moto pazzesca. Sul canale vi ho portato i 50, i 125, ma mai una moto in una cilindrata seria, ed è quello che andremo invece a vedere oggi, perché la moto in questione è un MT-07, è un 690 di cilindrata. Ovviamente non la proverò, però mi ha detto che mi porterà in doppio. Dico che lui, diciamo che si diverte con la moto, ok? Quindi oggi possiamo dire primo motovlog vero e proprio. E che motovlog? Adesso andiamo, cioè non è una zona industriale, è tipo una strada chiusa. Non gli sto mai dietro, quella cosa lì è troppo potente. Infatti dopo mi fa, andiamo a fare un giretto, e gli ho detto, sì ma vai piano perché non ti sto dietro io. Mamma mia! Che stupidità! Che stupidità! Fa paura! Vedi che c'è il DB qua, non so che dici. Cioè, non ci credo che c'è il DB qui. Ma... vai, vai! Cioè... c'era l'inverno così, non l'ho usato. Cocare, che pisello, figlio! Porca Giuda! Facciamo un giratto qua avanti e indietro e vedi com'è. In doppio? Sì. Vai. Siamo sempre su 700. Su 700, no, massimo 250. Vieni, su. Codio. Cioè, mi tengo come? Vai. Sembra di stare sull'oblivio, la guardia, Dio! Troppo potente sta cosa! Mamma mia! Cioè... mi sta volando via Cocane senza l'integrale tosto 150 Cocane. Ma a parte lo scoppiettare, ma quanto va? Potenziato. Zio, ed è cioè, ma fra, ti ammazzi con sta moto qua. Cioè, guarda che se cadi senza protezioni con sta cosa. Guarda che moto ti può... No, no.
Cocane sta scoppiando i timpani. Ma l'alzi su in anche terza. Oddio. Che roba! No, ma è illegale! No, fra! Cioè! Zio, mamma mia! No, ma fa paura! Cioè! Ed è depotenziata! No! No! Io porco! Vabbè! Si è colata la plastica. Era calda. E vabbè. No. Girettino? Vai dai, girettino. Ci sta anche senza di no, senza di bichino è proprio illegale. Cioè, fa sul rumore, mamma mia. Ma anche la potenza che ha, c'è proprio ti. Tu sei partito piano, hai aperto i capi molto un volo. Porco cacchio pura! Mi sono stremito! Che matto, figlio! Cioè, guarda! Guarda come viene su! La cosa matta è che quando siamo arrivati a 150, cioè il mio casco, essendo off-road, il Ferrari, essendo off-road, che ha la visiera, no? Porta, mi stava volando via! Cocane! Cioè, mi stava proprio volando via, non mi stava più in testa, no? Easy, spero mi sentiate, mi sarà scaricata la GoPro a un certo punto. Guarda tutti come ci guarda. Patà, siamo belli noi. Abbiamo le motoserie, mica qualcosa. Qua, dove nel primo video ho fatto il pelo alla macchina. Ops. Perso Paolo. Una volta che perdo io lui e non lui me. Wow. In fila per tre. Cioè proprio a investitemi, signori. Come primo motovlog mi sembra abbastanza ricco di contenuti, anche se non ci sono, anche se non ho avuto occasione di registrare la penna davanti alla finanza, ma comprerò dalle batterie, orco cane, di riserva per la GoPro, ma piano piano, anche perché ho appena speso un bel po' di soldi per il microfono. Testa! Cioè, spero dicessero a Paolo, perché è un po' difficile lasciarlo in sesta. Anche perché già in prima è un po' così. Oh! Oh, oh, oh. Povera Vespa. Siamo con te. Dietro. Ok Paolo, ok. Facciamo anche noi adesso. Sì, ma anch'io lo so fare, è che non lo faccio perché perché sennò magari lo umilio troppo, no? Ti vai, immaginate se inchioda sto coso, cioè tipo lo piglio in pancia proprio il basso, cioè il bassoio. Cioè raga, due. Vai, sì, così troppo bello. Cioè, dovremmo farci un selvino tattico, ma
essendo che ha piovuto ieri, c'è bagnato ovviamente in tutte le strade, no? Quindi oggi era un giretto tranquillo, cioè giretto tranquillo, oddio, dopo essere salito su quell'MT tranquillo neanche tanto. Però dai, nessuno. Che socio? Facciamolo, dai. Questo qua ci piglia in pieno per me. Non ci ha presi. Lo considero un traguardo. Ma perché la gente, dico, deve stare a sinistra? Cioè, perché? Buongiorno signora, se andassi un po' più a destra a me farebbe molto comodo. Grazie mille. Chiamatemi Spider-Man e questo qua che sta a sinistra chiamatelo Gino. Gino, perché stai a sinistra? Spiegami. Grazie Gino, tu mi capisci. No, fatemi sapere nei commenti se uno si sente bene e due se appunto vi interessano questi motovlog un po' così. No. E mi raccomando ragazzi, non skippate le pubblicità, perché meno pubblicità skippate più mi entrano soldini. Soldini nini. Questa è la copertina. Ragazzi, chiamatemi a fare le riprese per Tom Cruise. Cane, cioè. L'avevo detto all'inizio che era un po' matto. Figa, hanno fatto un cratere in una rotonda. Dio. Non ti riesco a stare dietro. Con cane. Faccio Vingarello, figa, con la macchina. Io Mi diverto più io a vederlo che neanche lui. Cioè, solo che vai troppo veloce, non riuscivo neanche a starti dietro con casa aperta. Cioè, mamma mia. Cioè, sul mio canale solo la quality, ragazzi. Solo la quality. Ci becchiamo, zio, bella, dai. Mi ha fatto stra piacere, grazie mille. Ci vediamo. Mi sa che ho tagliato la strada a quello in macchina. Infatti, scusa. Allora, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi e commentate per qualsiasi cosa. Stavo prendendo in pieno qualcosa. No, sgommatina. Sto volando in terra. Sì, sono pirla. Mamma mia, sei stato scemo. Dai, bella stessa.